Buona visione da Strada del Vino e dei Sapori del Trentino. Trentino TV ha eletto di proporvi un nuovo format che andrà a promuovere le eccellenze del Trentino. Parleremo di vini d'eccellenza, ma anche di grappe. Il tutto parte da una frase, perché no, why no, in inglese. E l'abbiamo trasformato, assieme a Thomas Leonardi, consulente di comunicazione di Trentino TV, in why not. Ci siamo seduti attorno a un tavolo e ci è venuta questa idea, Thomas, di proporre al pubblico, al nostro pubblico, un format bello, interessante, sul territorio. Sì, tu sai, Paolo, che per me qua è una posizione inusuale, diciamo. Ecco, ti ringrazio di avermi chiamato e ti ringrazio ancora per quel giorno in cui con Francesco ci siamo trovati. Chiaramente con Francesco e con la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino ci siamo trovati per fare quattro chiacchiere molto semplicemente su un'idea, perché poi i progetti partono semplicemente da un'idea, e siamo contenti di essere partiti con questo progetto che per noi è un prodotto editoriale, ma vuole anche essere una missione di farci portavoce, di raccontare con la tua voce, con la voce dei protagonisti, con le nostre telecamere, delle storie incredibili, dei prodotti incredibili, di vini magnifici, storie di vite e anche storie di vita. Vogliamo raccontare a 360 gradi il lavoro che c'è dietro. Francesco è il presidente, Francesco Antonioli, presidente della Strada del Vino dei Sapori, che appunto, seduto al tavolo con Elena e Emanuela, ha abbracciato già da subito questo input. Che bella idea abbiamo avuto, presidente. Assolutamente sì, nel panorama televisivo così imperano questi chef, star chef, e credo che nel nostro magnifico ma piccolo Trentino avere un'idea così, secondo me, innovativa è stato un merito vostro, per cui vi ringrazio di aver avuto questa bella idea e di aver pensato a noi come protagonisti con i nostri soci di una serie che spero sia lunga. Sicuramente questa idea cercheremo, ci mettiamo l'anima, come in tutte le cose che facciamo, ci mettiamo l'anima e il cuore per far sì che questo diventi un prodotto televisivo che promuova un territorio, promuova dei protagonisti che spesso sono dei non solo degli artigiani nella vigna, ma anche sono dei lavoratori incredibili che riescono a far vivere un territorio, a raccontarlo, a raccontare la loro storia, che sicuramente è unica e molto bella. Vi abbiamo ingolosito sicuramente, sarà un percorso bellissimo assieme a voi, ovviamente assieme a tutte le persone che incontreremo. E allora oggi, prima puntata, mi viene già l'emozione a sentire anche queste bollicine che già immagino che andremo a incontrare. Oggi parleremo di Trento Doc. Assolutamente, tu mi hai fatto venire così una salivazione proprio per il desiderio di fare un brindisi con un Trento Doc, questa bollicina di montagna, questo prodotto unico. La famiglia Ferrari l'ha inventato in Italia, però penso che in questo momento oltre 50 cantine stanno portando avanti questa missione che sta rendendo il Trentino unico esempio in Italia di un prodotto del genere. Sta portando avanti una comunicazione di un territorio, la possibilità di degustare un vino a tutto pasto in maniera elegante, in maniera nuova e sicuramente in una maniera festosa. Allora, caro Thomas, cari spettatori, why not? Why not? Parte da why no, perché no, perché no, perché no questo vino che ci porta a scoprire i territori, le persone, l'anima e perché no anche il gusto dell'assaggio. Partiamo? Andiamo. Allora,
La prima tappa con il Trento Doc, con il bollicino di montagna, si fa ad Aldeno, cantina sociale di Aldeno, con me c'è Walter Weber, il direttore. E allora siamo un po' in salita, ma fa parte anche della filosofia della fatica del lavorare in campagna. Direttore, questo è un territorio meraviglioso per andare quindi a coltivare questo splendido frutto che è l'uva, che poi diventa bollicine. Certamente, certamente. Altinum, che è il nostro Trento Doc, è fatto solamente con vigneti in quota, con progetto qualità, e progetti qualità in vigneti scelti tra il grande numero di soci, 380 che abbiamo. Abbiamo scelto i soci che lavorano meglio, che si mettono a disposizione a 360 gradi, sono anche seguiti dall'azienda, dalla cantina a 360 gradi, e con valorizzazione delle uve decisamente diverse. Nel caso specifico siamo nel vigneto più basso a 363 metri e, come vedete, comunque in pendenza, quindi terreni difficili, con difficoltà per la lavorazione, che però si prestano molto bene a fare queste bollicine di montagna. Si parla nel vostro progetto di qualità, giustamente, di grande lavoro che sta alle spalle, ma ultimamente anche la parola vegano entra dentro. Sì, sì, nel nostro progetto Trento Doc abbiamo inserito, visto che abbiamo una gamma di vini biologici e certificati vegani, siamo stati la prima cantina in Italia a essere certificata da Biovegan, da ICEA, abbiamo pensato bene di inserire un metodo classico che si chiama Altinate, che nel nome della vecchia strada imperiale Claudio Augusto Altinate, che partiva da Altino, un quarto d'Altino, e arrivava nella Bassa Baviera e passava qua, proprio dove siamo quasi noi, passa sopra il paese d'Aldeno. Abbiamo registrato questo marchio, abbiamo fatto questo vino Blanc de Blanc, biologico e vegano. Direttore, allora siamo entrati dove degusteremo il Trento Doc, in questo caso la cantina di Aldeno, con questi nomi altisonanti e storici. A proposito di storia, entrando ho visto 1910, una bella data questa per la cantina di Aldeno. Certamente, cantina Aldeno è stata fondata da un gruppo di, diciamo così, di soci volenterosi nel 1910, hanno fondato la cantina sociale, il loro intento era quello di dare il maggior valore alle uve che producevano in campo, e penso che la storia, il tempo e galantuomo, credo che ci siano riusciti, anche perché se è sopravvissuta oltre un secolo c'è un perché. Cantina Aldeno nel 1913, comunque come in tutti i paesi esistono le rivalità, ne fu fondata un'altra, c'erano due cantine cooperative ad Aldeno. Nel 1972 queste cantine si sono fuse, o meglio, Cantina Sociale Aldeno ha incorporato l'altra, che era la Viticoltori Aldeno, è diventata la realtà che siamo noi, quindi oltre un secolo di storia, siamo sopravvissuti, siamo nel terzo millennio. Michele Benini, ben arrivato alla degustazione, e che dire del Trento Doc in generale? Ma il Trento Doc è definito il portabandiera dell'enologia del nostro territorio. Lo Chardonnay e il Pinot Nero fanno parte di quei due vitigni che rendono grandi queste straordinarie bollicine di montagna che ci caratterizzano in tutta Italia e in tutto il mondo, grazie proprio alle caratteristiche peculiari di un prodotto elegante, fine, un prodotto adatto a 360 gradi nella nostra gastronomia e non solo. Hai una bottiglia per quale motivo? Perché lì dentro c'è il prodotto, ovviamente, però il prodotto ha un percorso davvero spettacolare. E proprio in queste bottiglie, che come vedete sono, non sono come quelle che apriremo dopo tappate con un tappo sughero, ma bensì con un tappo corona, dentro il quale c'è un tappino di plastica denominato bidul, che chiaramente servirà a far che cosa? Alle mie spalle c'è una pupitre, no? Contenitore di legno con dei fori elicoidali che permette di poter inserire appunto questa bottiglia in posizione orizzontale, che poi nell'arco di una quarantina di giorni viene portata piano piano, grazie alla maestria dei maestri cantinieri, viene portata piano piano in posizione verticale. Per quale motivo? Per il semplice fatto che i lieviti presenti in questa bottiglia vengono concentrati tutti in questo tappino di plastica, e a quel momento, caro Paolo, la bottiglia è pronta per essere aperta,
per essere degorgiata, per poter espellere quei lieviti che hanno fatto grandi le nostre bollicine nel corso di questi mesi di affinamento, per poi chiaramente essere colmata e prepararsi alla bevuta. Allora io direi di andare proprio al prodotto finale, siamo alla cantina di Aldeno e abbiamo parlato anche di vegano. Che cosa vuoi degustare per prima? Ma io direi che possiamo tranquillamente accedere per questo primo brindisi con l'Altinate, che è proprio il Trento Doc con questa caratteristica unica. La cantina di Aldeno è stata proprio la prima cantina a poter annoverare la dicitura vegana, le caratteristiche vegane per un prodotto. E quindi direi che questo Brut Trento Doc può essere sicuramente un buon inizio. Non vedo l'ora di sentire quel... Ecco. Religioso silenzio per un qualcosa che chiaramente è straordinario. Tendo sempre a sottolineare, quando si versa un bicchiere di Trento Doc, la mousse, questa crema, questa diciamo schiuma straordinaria che viene formata man mano che si versano queste straordinarie fini bollicine. E poi un consiglio anche per i nostri telespettatori, abituatevi a servire un goccino prima nei vari bicchieri e poi a ricolmare il bicchiere con un altro goccino. Per quale motivo? Per il semplice fatto, come abbiamo detto prima, che le bollicine sono fini ed eleganti e servirle lentamente permette di poter non vanificare quel lavoro meraviglioso che i nostri cantinieri, le nostre cantine, i nostri meravigliosi produttori fanno nel corso degli anni. Cin cin intanto. E guardate, credo che già il bicchiere sottolinei questa meravigliosa caratteristica del Trento Doc, la bollicina, il perlage, fine ed elegante e persistente. Permette di poter chiaramente già godere di un prodotto come il Trento Doc. Spumanti che hanno quella caratteristica di frutta, di lievito, che chiaramente vanno a solleticare piacevolmente le mucose olfattive, invitandole ad annusare. Man mano che rimane nel bicchiere si amplifica questa caratteristica olfattiva. Abituiamoci anche a sentire i vini in movimento. Movimento sono le bollicine e il movimento è anche nei profumi. Alle volte basta attendere qualche minuto, qualche decina di secondi per poter apprezzare meglio un vino che per 36 mesi è rimasto chiuso in una bottiglia. Non faccio più. Allora godiamo con un bel sorso di Trento Doc. È un peccato, però dobbiamo andare avanti. Certo, questo bisogna fare. Quindi passeremo ad un altro prodotto, quindi da un Brut a un prodotto Nature, a un prodotto Padosé. E il significato di questa definizione, di questa categoria del prodotto è legato alla fase di colmatura del Trento Doc, vale a dire quel momento in cui noi abbiamo espulso i lieviti e quel momento che fondamentalmente poi il prodotto che aiuta ad espellere i lieviti viene perso e deve essere colmato con dello sciroppo di dosaggio, con il liqueur d'expédition, come dicono i francesi. La differenza tra il Brut e il Padosé è proprio l'aspetto dell'aggiunta durante lo sciroppo di dosaggio, dove in questo caso c'è una piccola grammatura di zuccheri nel Brut che ovviamente lo fa rendere un po' più morbido, un po' più setoso in bocca, mentre un prodotto come il Padosé, nonostante la grande maturazione sui lieviti, è rabboccato con lo stesso vino. Lo stesso vino che ovviamente va ad alimentare, ad evidenziare, ad amplificare quelle che sono le caratteristiche del vino senza l'aggiunta appunto di zuccheri. Quindi un prodotto secco, un prodotto verticale, un prodotto dove le caratteristiche di mineralità che contraddistinguono il nostro territorio diventano oltremodo più evidenti. Bello questo, questo momento. Fantastico.
delicatezza assoluta. Fantastico. L'eleganza e la delicatezza nel mondo delle bollicine è un qualcosa che è straordinario. Veramente il mondo delle bollicine permette di poter godere all'aperitivo, ma permette di poter essere un alleato straordinario anche in gastronomia. Posso dirti un attimo il mio impatto? Meno paglierino, si può dire? Questo? Assolutamente, assolutamente sì. Sicuramente le due basi diverse hanno composizioni percentuali diverse e nella fattispecie di questo prodotto possiamo già identificare che chiaramente ha un colore giallo paglierino meno intenso, meno carico, no? Più brillante. È in bocca quello che noi amiamo poter abbinare a dei piatti gastronomici, freschezza e acidità. Alle volte mi viene detto è un po' amaro, no, è fresco di acidità. Ringraziamo la cantina di Aldeno, e viva il Trento DOC e viva le bollicine di montagna. Certamente, grazie di essere venuti, e viva il Trento DOC, viva la cantina di Aldeno e siate sempre i benvenuti. Presidente, facciamo finta che alle nostre spalle ci sia tutto il Trentino, che rappresenta anche la voglia di creare eventi accanto alle eccellenze della quale abbiamo parlato in apertura, della quale parleremo anche oggi. E ti dice nulla Trentino Wine Fest? Assolutamente, Trentino Wine Fest è il programma nostro di tutti gli eventi enologici che percorrono questo nostro Trentino durante l'arco dell'anno. L'abbiamo per la prima volta quest'anno, la Strada del Vino ha messo in programmazione, già preparandolo l'anno scorso, un calendario dove vengono raccolti tutti gli eventi di questi comitati, di questo gruppo di persone, di questo proloco che sono la vera anima del nostro Trentino. Partiamo in primavera con Divino Giola, quando il vino si fa santo, protagonista della Valle dei Laghi, ma anche tutto il territorio trentino. Ricordiamolo che noi cerchiamo di coniugare un territorio a tutto il resto del Trentino. Poi abbiamo la rassegna del Mulo Trugao in Val di Cembra. Altro passaggio molto importante, si ritorna in Piana Rotaliana, dove c'è la rassegna del Settembre Rotaliano. Abbiamo la Festa dell'Uva in Val di Cembra. Abbiamo la Vigna Eccellente, che rappresenta il Marzemino e la Vallagarina. E per ultima, non per importanza, ma semplicemente a livello temporale, la Notte degli Alambicchi con Santa Massenza protagonista e la Grappa soprattutto protagonista. Ecco, questo è in estrema sintesi il nostro calendario. Siamo molto orgogliosi che la provincia abbia deciso e pensato che il partner che potesse organizzare un po' tutto questo coordinamento sui vari territori sia stata la Strada del Vino. È il terzo anno per noi di questa importante responsabilità e ne siamo particolarmente orgogliosi anche per i risultati ottenuti. Vi do un consiglio, come ho fatto io, andate a vedere il sito internet della Strada del Vino dei Sapori, ci sono un sacco di informazioni, tra l'altro tutti coloro che hanno aderito, sono tanti, tante pagine, andate a vederle con calma, veramente merita, e vedrete il programma, ovviamente noi ve l'abbiamo detto a parole, ma se non ve lo ricordate andate a rivederlo appunto sul sito internet della Strada del Vino e dei Sapori. Il nostro viaggio continua, siamo arrivati in Valle dei Laghi. Intanto buongiorno Elio. Buongiorno, buongiorno, ben trovati, ciao Paolo. Siamo in un rifugio, diciamo, della guerra, no? Dove per fortuna
oggi si parla di bollicine, si parla di festa. Sì, infatti l'auspicio è ben quello di continuare a usarlo per questa funzione, per questo scopo, e non più come rifugio antiaereo, perché era nato proprio per questa funzione. È tutto scavato nella roccia, quindi il fatto che sia sotto la montagna fa sì che la temperatura sia sempre la stessa, e noi negli anni 70 l'abbiamo allungato scavando proprio nella roccia viva, e lo usiamo come cantina di presa di spuma, si dice, o di tirage, dove inizia la fermentazione, il metodo classico. Il nostro sommelier, che fra poco ovviamente riconosceremo perché l'abbiamo visto dal Deno prima, ritornerà con noi fra pochissimo all'aperto in mezzo agli olivi per la degustazione, ci ha detto: ma guarda che i fratelli Pisoni fanno parte di una classifica, se così si può chiamare, dei primi che hanno creduto nelle bollicine, anni 70, vero? Sì, 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 all'inizio degli anni 70, in particolare mio padre Arrigo, dopo aver fatto alcuni viaggi nella Champagne e aver visto una similitudine effettiva che già Giulio Ferrari aveva scoperto all'inizio del secolo, ha iniziato una piccola produzione di metodo classico. Io mi ricordo che ero piccolino e che questa grotta era molto corta, arrivava proprio qui fino a dove siamo noi, poi adesso è molto più lunga, e abbiamo iniziato una piccolissima produzione. Io credo che siamo proprio tra i primissimi delle attuali 50-51 cantine che fanno il metodo classico, il Trento Doc oggi. Temperatura costante 12 gradi? Temperatura costante sì, tra i 12 e i 13 gradi. Adesso sembra piuttosto freddo perché fuori ne abbiamo 27. L'inverno invece sembra quasi mite perché fuori magari è sotto zero. E questa è la condizione ottimale per una fermentazione molto lenta e prolungata. E una fermentazione lenta farà sì che si sviluppi un perlage, si dice, fine persistente, cioè una effervescenza continua molto sottile. E questo si ha grazie proprio alla fermentazione molto lenta. Chiaramente il freddo inibisce i fermenti, i lieviti, quindi la fermentazione sia molto lenta e molto lunga, e non virulenta e veloce, che si esaurisce in poche bolle nel bicchiere dopo. Si arriva anche a 90 mesi, prima con Michele si parlava di 60, qui in Valle dei Laghi, fratelli Pisoni, a 90 mesi, però c'è una dedica particolare su questi 90 mesi, vero? Una dedica al femminile. Sì, è vero. Abbiamo dedicato la nostra riserva Trento Doc proprio perché siamo tutti uomini, e per non essere accusati di misoginia abbiamo dedicato questo prodotto alla nonna paterna, Erminia Segalla. Quindi la nostra riserva, che rimane così sui lieviti in bottiglia per 90 mesi, adesso abbiamo il millesimo 2009, e si chiama Riserva Erminia Segalla, che era la nostra nonna paterna, persona molto dolce, da tutti ben ricordata e amata, e quindi abbiamo fatto questa scelta. Con l'ora in faccia, l'ora del Garda, questo vento spettacolare che crea davvero escursioni termiche meravigliose, sono con Andrea Pisoni, cugino di Elio, e sono in mezzo al vigneto. Allora Andrea, intanto buon pomeriggio, è uno spettacolo sentire quest'aria che è l'ora del Garda che ci accarezza. Un vento questo importante per l'uva e per lo spumante? È un vento importantissimo che condiziona un po' tutto il microclima della Valle dei Laghi. Ci permette di avere appunto escursioni termiche importanti, soprattutto durante il periodo di maturazione delle uve, e questo permette di avere uno sviluppo di sostanze aromatiche e delle maturazioni eccellenti, soprattutto per il Trento Doc. Quindi Trento Doc, bollicine di montagna in tutti i sensi, perché qui siamo a una certa altitudine, è già abbastanza alta, però sopra i vigneti danno ancora più sapore, più colore, più fragranza allo spumante. Sì, la quota è importantissima per i vigneti, diciamo, utilizzati per il Trento Doc. In più montagna non significa soltanto dove è posizionato il vigneto, ma le nostre montagne, qua vicino si vede il gruppo del Brenta, che sicuramente va a influenzare comunque il clima e porta appunto queste aree fredde durante l'agosto, durante le notti. Siamo impazienti di raccontare quello che fra poco apriremo. Assolutamente sì, lo apriamo insieme. Iniziamo con una vendemmia 2014, un Brut, Chardonnay in purezza. E quindi lo spumante, il metodo classico trentino, che per poterne apprezzare le caratteristiche più peculiari dobbiamo chiaramente avere l'accortezza di servirlo alla temperatura ottimale. Questo è molto importante. È importante per poter non far vanificare tutto quel lavoro che è stato Michele, tra i 7 e i 10 gradi. Assolutamente importante per poter far sì che sostanzialmente le caratteristiche delicate del metodo classico vengano esaltate. Una temperatura troppo fredda praticamente va ad neutralizzare le caratteristiche aromatiche del vino. Già... Il perlage potente. Perlage potente e fine. Guardate. Guardate come le bollicine fini salgono nel bicchiere
in maniera persistente, in maniera elegante. Questa cosa è unica e dettata proprio dagli elementi che abbiamo sottolineato prima. Portiamo il bicchiere al naso e ne assaporiamo le logiche olfattive, ma attenzione, lo spumante, cortesemente, non ruotatelo mai, perché ovviamente se no le bollicine svanirebbero e di conseguenza tutto il lavoro sarebbe stato sprecato. Invece portiamo il bicchiere al naso, annusiamo e ne ascoltiamo le fragranze che praticamente ci esprimono, le note di mela, di pera, di lieviti, che chiaramente non fanno altro che incuriosire le nostre mucose olfattive. Ma poi procediamo all'assaggio e quindi... Un sorso che parla di tante cose, di freschezza, di mineralità, ma soprattutto sentite, la parola eleganza torna perché le bollicine sono integrate nella massa vino in maniera straordinaria, al punto tale che diventano un sostegno di una base straordinaria, ma vanno a solleticare piacevolmente il palato e non ad aggredirlo. E questo è un alleato, Paolo, per poter fare dei brindisi meravigliosi, ma soprattutto per poterlo poi anche abbinare a dei piatti straordinari. Diciamo così, un altro brindisi per la salute dei nostri telespettatori, che sia sempre festa in ogni casa, in ogni persona, e poi passeremo alla prossima degustazione. Salute! Aprire questa opera d'arte dedicata a Erminia Segalla è ancora più importante, perché oltre alla degustazione c'è anche la storia e la dedica, Michele, perché gli spumanti, in questo caso il Trento DOC, va raccontato in toto a 360 gradi. Assolutamente sì, in questo caso l'emozione è veramente grande, anche perché cominciamo a parlare di un prodotto che è rimasto, uno spumante, un Trento DOC, che è rimasto 90 mesi a maturare sui lieviti. Pensa, Paolo, 90 mesi dove le bollicine, veramente il vino trova assimila caratteristiche straordinarie, caratteristiche che chiaramente devono assolutamente andare a sottolineare i momenti importanti, momenti che per la nostra vita poi rimangono un ricordo indelebile. E un ricordo indelebile con un prodotto, con un Trento DOC, un metodo classico di questa, con queste caratteristiche, non può altro che andare a sottolineare qualcosa di grande. Osiamo ad aprirlo? Oserei ad aprirlo. Ecco qui, lo Chardonnay. Lo Chardonnay è chiaramente nel nostro territorio una delle uve straordinarie, versatile, che permette di poter fare dei prodotti straordinari, insieme al Pinot Nero in alcuni casi, ma in questo caso la purezza dello Chardonnay ci permette di poter assaporare un vino. Guardate, io vi invito a guardare la mousse, cosiddetta, la cremosità delle bollicine nel momento in cui si versa lo spumante. Lentamente finisce e rimane una spuma densa. L'aspetto olfattivo è ampio, no? nella logica di dire che è ampio, queste note che ricordano anche in un qual modo ne avverto proprio la frutta quasi candita, oltre che ciò che caratterizza i nostri spumanti, la fragranza, il lievito, la frutta, ma questa nota più evoluta, lo assaggiamo. In bocca la spezia, le note speziate, le note anche questa sfumatura, mi piace, straordinaria, questa sfumatura leggermente dolce che mi condiziona il palato in maniera veramente di una straordinaria piacevolezza, una lunghezza. Sentite quanto rimane lungo al palato. Io credo che la signora Erminia sia proprio contenta e l'hanno onorata alla grande. Questa figura femminile con tutti questi maschi veri, forti, che credono nelle bollicine. Grandi eventi in Trentino per quanto riguarda le bollicine.
Sì, il Trentino insomma ormai si sta dimostrando, perché in Italia ci sono regioni molto vocate a tanti vini, però sulle bollicine io credo che il Trentino possa proprio dire la sua, non abbia timore di confrontarsi con altre zone, è una zona molto vocata e il Trento DOC ultimamente veramente sta facendo sta performando in maniera incredibile, siamo tutti molto molto contenti, ma penso sia positivo per tutta la comunità, il territorio, insomma sia un'immagine positiva per tutto il Trentino, per chi ci lavora, per i contadini e per tutta insomma la nostra comunità. Vi ricordo sempre il sito internet della Strada del Vino del Gusto dei Sapori Trentini, perché lì troverete ovviamente anche gli appuntamenti del Trento DOC, oltre a tutti gli altri appuntamenti. Dunque andate a vedere, perché davvero è un bellissimo percorso anche di eventi. Allora Michele, non ne hai mai abbastanza, nemmeno noi, però dobbiamo terminare con il Trento DOC, che oggi l'ha fatto da padrone, è vero? E da padrona, perché possiamo anche metterlo al femminile. Perché no? Assolutamente sì, da padrona e con grande classe. Cin cin, con la Paganella, il Brent alle spalle e l'ora che ci accarezza, grazie ai fratelli Pisoni che ci hanno ospitato, e viva le bollicine del Trento DOC, sfumante di montagna. Grazie, alla prossima puntata ovviamente, salute! Arrivederci da Strada del Vino e dei Sapori del Trentino.